Il sistema giolittiano era definitivamente rotto. Il fatto che il suo supremo regolatore non se ne rendesse conto è una conferma di più della irreversibilità della rottura. Capitolo 11: Dalla guerra al fascismo, l'intervento. La prima difficile prova che il nuovo governo, a capo del quale era Antonio Salandra, dovette affrontare fu la settimana rossa del giugno 1914. Sotto questo nome, un po' troppo impegnativo, si è soliti designare un moto di piazza che, con tutti i caratteri dell'improvvisazione e della spontaneità, sconvolse per una settimana il paese ed ebbe per epicentro le Romagne e le Marche. Una zona in cui l'opposizione repubblicana, socialista e anarchica aveva profonde radici. Fu una rivoluzione provinciale guidata da due provinciali, da duci provinciali, scusate, i romagnoli Benito Mussolini, Pietro Nenni e l'anarchico Enrico Malatesta, animata da passioni provinciali e municipali, quasi una versione proletaria e popolaresca dei moti che nel 1830-31 si erano avuti nelle stesse regioni contro il governo pontificio. I grossi centri industriali e operai del paese, chiamati a scendere in sciopero generale per solidarietà con gli insorti di Ancona e delle Romagne, risposero solo in parte all'appello del Partito Socialista e della Confederazione Generale del Lavoro. Se la settimana rossa non era una rivoluzione e per certi episodi essa era stata addirittura una caricatura della medesima, ciò non impedì che essa apparisse un minaccioso sintomo rivoluzionario a quei conservatori che della rivoluzione avevano una visione altrettanto approssimativa quanto quella di molti rivoluzionari del momento. Tale era Salandra, che fece inviare nelle Romagne 100.000 uomini, e tale era anche il re, che rimase fortemente impressionato dai pronunciamenti repubblicani cui la settimana rossa aveva dato luogo. Entrambi, il presidente del Consiglio e il monarca, erano del parere che l'ora che l'Italia stava attraversando richiedesse mezzi ben più energici di quelli impiegati a suo tempo da Giolitti, e che fosse estremamente pericoloso lasciare, come questo aveva fatto in varie occasioni, che l'ondata rivoluzionaria si ritirasse da sola. Annibale,